Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli, ecco cosa è successo con Raul Bova. Dietro le quinte ad alta tensione prima dell'inizio della quarta puntata di Cancelletto Ballando con le stelle. Raul Bova è stato protagonista di un vivace scambio di opinioni con Selvaggia Lucarelli. Ad anticipare la notizia era stata il sito di Davide Maggio pochi istanti dopo l'inizio della trasmissione. L'attore era ospite del programma televisivo di Rai 1 e si è esibito con la compagna Rocio Munoz Morales. Durante il programma la giornalista non ha fatto cenno a quanto accaduto lontano dalle telecamere limitandosi ad un tweet sarcastico dopo la performance dell'artista. Oh, Raul Bova balla meglio di come recita. In seguito è emerso l'ex nuotatore avrebbe manifestato, in maniera piuttosto accesa, il suo disappunto per un vecchio articolo scritto dalla Lucarelli 4 anni fa. È stata la stessa giornalista a chiarire la situazione a distanza di alcune ore in un'intervista rilasciata al sito di Davide Maggio. Cancelletto Selvaggia Lucarelli ha spiegato che prima di entrare in studio è passato un attimo al trucco. C'erano Bova e Rocky con accento acuto. Sono uscita subito. Il tweet sarcastico e l'articolo del 2014 l'ex direttrice di Rolling Stones ha aggiunto l'attore l'ha subito seguita Bova in corridoio, mi ha detto che era venuto a Ballando con l'intenzione di dirmi delle cose in diretta. Selvaggia Lucarelli ha precisato che era la prima volta che incontrava il 46enne che è rimasta sorpresa dal suo atteggiamento. Ha iniziato a fare riferimento a un mio articolo ma non ricordavo nulla di quello che avevo scritto. Poi ho scoperto che era un pezzo del 2014 su Libero. Nell'articolo la giornalista commentava una lettera che è scritta dall'ex suocera Anna Maria Bernardini De Pace. Gli ho detto che mi dispiaceva se era rimasto male. La 43enne di Civitavecchia ha aggiunto che è il suo lavoro e che scrive di tutto. Ha insultato anche il mio fidanzato di contro Raul Bova ha iniziato a urlare facendo il riferimento al fatto che Lucarelli avevo scritto che non sa recitare. Ha iniziato ad insultarmi, io lo invitavo alla calma ma purtroppo era fuori controllo. Il giudice di Ballando con le stelle ha riferito di essere stata intimidita fisicamente e verbalmente e che lo stesso trattamento è stato riservato al fidanzato. Per cercare di riportare la calma sono intervenute anche delle persone. Poi è arrivata anche Rocky con accento acuto o, decisamente più calma, ma lui ha continuato a minacciare di farmela pagare in diretta. Selvaggia Lucarelli ha sottolineato che non le era mai capitata una situazione simile.